La mostra del cinema. Furono i soli fischi non meritati. Francesco Rosi non si formalizzò, prese il Leone d'Oro che gli era stato assegnato per quell'opera coraggiosa che è Le mani sulla città e ringraziò tutti, amici e nemici, chi applaudiva e chi fischiava. E il resto? Un mare di polemiche, niente di male, le polemiche servono sempre. Dunque, qual è stato il livello artistico e culturale della mostra? Tre giudizi di critici, Bianchi, Pestelli e Biraghi. Sul livello artistico mi pare che è stata molto mediocre. E quanto al culturale non capisco cosa voglio dire, perché se il livello artistico è mediocre, anche il livello culturale è mediocre. Ad ogni modo è stata senza dubbio peggiore di quella dell'anno scorso, che fu talmente criticata dall'80% della stampa nostra. Una mostra culturale, cultura è parola elastica, ci possono entrare e uscire tutti i film. È meglio dire che la mostra di quest'anno, a parte qualche papera, ha tenuto abbastanza bene il discorso che voleva tenere. Una carrellata eseguita da un macchinista intelligente su vari aspetti del cinema contemporaneo di diversa e anche opposta ispirazione. Un no e un sì, e lei Biraghi come giudica il festival? Lo giudico in complesso abbastanza negativo, perché ci sono stati troppi film, dei troppi film soltanto alcuni erano abbastanza buoni. Poi l'organizzazione del festival è stata fatta in modo tale che la manifestazione di 15 giorni si è svolta in un clima di noia piuttosto profonda. Lei si annoia? Io mi annoio? Guardi che io sono qui non per partecipare al festival cinematografico, ma per partecipare ad una manifestazione che sarà meno culturale ma certamente più gioiosa, che è quella di un rally motonautico indetto da Dino De Laurentiis. Sono venuto qui per col piacere di Dino De Laurentiis, che è un amico, perciò non ha bisogno di questo, ma per dare l'abbraccio affettuoso e il benvenuto alla donna più bella d'Italia che arriva con uno di questi motoscafi. E a parer mio, che ne pensano quelli che sostengono la noia, è sempre meglio abbracciare Miss Italia che i componenti, la commissione del Festival Cinematografico. E questi poveri ragazzi che hanno fatto? Si sono attaccati a qualche anonimo, squallido spogliarello residuato della Belle Époque cinematografica. Era tutto quello che restava insieme alla Lollobrigida e ai soliti poveri di spirito che, austerità o meno, al Lido non mancheranno mai. Conclusioni? Vediamole con lei, Chiarini. Lei, direttore di questa mostra anticonformista, ha scatenato il putiferio e la noia. Qual è il suo parere? Soddisfatto? Il mio parere è che la noia è un fatto subiettivo, come tutti i sentimenti, e non è un fatto critico o oggettivo. Ora, chi si annoia di fronte a dei film di alto livello culturale, come quelli delle due retrospettive, di interesse e dignità tecnica e artistica, come quelli che sono nella mostra, chi si annoia, e io devo dire che il mio proposito è stato di annoiare questa gente, e spero che in seguito si annoi ancora di più, tanto da disertare la mostra di Venezia, perché sono convinto invece che la gran massa che oggi non viene alla mostra, che fino a ieri non veniva alla mostra, di gente che non si annoia a queste cose verrà proprio se la mostra sarà portata a un più alto livello culturale. Hanno detto che è stato il festival dei filosofi. Bene, finiamo coi filosofi. Finisca lei, Chiarini. Beh, posso dire questo, che qui c'è stato un solo filosofo, ma evidentemente basta un filosofo per oscurare dive, critici, giornalisti, eccetera. Il che significa che è bene la presenza dei filosofi. I filosofi sono importanti.